difesa del Napoli con questa ribattuta tra i piedi di Grava, destra per Santa Croce. Ancora il pallone che viene controllato dal Napoli, Annini centralmente, servizio per Denis, difende bene, palla il tanque, prova a girarla per Datolo, chiude il Torino, ribatte Barone, lo fa in maniera sbagliata, ancora Datolo, cerca spazio, fermato da Pisano, Napoli che insiste con Bogliasino, Tom Thomas, tu per tu con Zemaili, allarga il gioco a cercare Mannini, ma è corto il passaggio, può ripartire il Torino con Barone, Napoli molto attento e propositivo al centrocampo, Amsic a spiovere in area di rigore, esce Sereni con i pugni, poi è Rubin che adesso va al rinvio definitivo, evita l'avversario che rabatte, ancora Datolo, perfezione il rilancio, cercare Denis, l'anticipo su di lui è di Pratali, c'è Amsic che serve un nuovo pallone a Denis in area di rigore, attenzione ancora il tanque, sbaglia tutto, capitano del Torino, piazza il pallone all'interno dell'area d'angolo, effettua il traversone in area di rigore, sopraggiunge Franceschini, controlla la palla Denis ma è rimasto a terra, calciatore azzurro, controllo per Amsic, attenzione Amsic, prepara il sinistro, ribattuto, poi la palla viene raccolta da Pia, forse trattenuto per l'arbitro, tutto regolare. Ancora il Napoli con Amsic, ancora un cross teso in area di rigore, lungo per tutti. Si chiude il Napoli con Bogliasino ed Amsic. Traversione di Rubin, sotto porta, esce Navarro, blocca il pallone senza nessuna difficoltà e adesso potrà andare al rilancio in avanti. Fischia il signor D'Amato, la rincorsa di Datolo, prende 2 metri dal pallone, attende ancora. C'è un calciatore fuori posizione, sembra essere Barone, parte Datolo, sinistro che si infrange sulla barriera e poi gli sbatte addosso. Allarga per Grava, spiovere in area di rigore, attenzione in testa, liberare Pratali. E poi vediamo Datolo che travolge letteralmente Barone, si lamenta Datolo ma il fallo c'è. Prova a spingere Gianluca Grava, servizio per Datolo, la sponda all'indietro, ancora per Bogliasino. Traversone profondo a cercare Santa Croce, l'anticipo aereo di Rubin. Su di lui si scontrano i due calciatori in rotta di collisione aerea su questo traversone. Vedete Rubin che ha deviato oltre il fondo ma ha trovato anche la testa di Santa Croce. Mannini affrontato da Rubin, scambia ancora con Tom Tom, Bogliasino alza il pallone a cercare Amsic, scatta in posizione regolare, mette a terra il pallone Marechiaro, lo cede ancora a Bogliasino affrontato da Rosina e poi Datolo, Bogliasino, Napoli che non affonda, resta sempre largo rispetto all'area di rigore, alla fine Bogliasino rimette un pallone direttamente tra le braccia del portiere Sereni. Fischi da parte del pubblico del San Paolo che vorrebbe vedere qualcosa un tantino di meglio. La sponda di Pia verso Denis in aria, scatta bene Pia, esce il portiere, Pia, il tiro di rete, si gonfia la rete, si gonfia la rete, si gonfia la rete, Pia, Pia, Ignazio, João Batista, Diabolic, Pia, che poi festeggia con lo shock di John Cena, ormai tipico suo, Ignazio Pia sta ripagando della fiducia concessagli da Donadoni, terzo gol consecutivo per Pia che penetra bene sopra il portiere e adesso va ad abbracciare Roberto Donadoni che ha creduto in lui, sta credendo in questo attaccante troppo spesso ignorato in maniera delittuosa. In maniera delittuosa perché Pia è un attaccante che sa il fatto suo. Ecco lo shock di John Cena con il quale Pia festeggia il suo primo gol allo stadio San Paolo in Serie A con la maglia del Napoli. Terzo gol consecutivo in questa stagione. Una ragione, una delle poche per seguire ancora il Napoli in questo finale di campionato. Risultato sbloccato al 42esimo di questa prima frazione di gioco da un gol splendido realizzato da Ignazio Plando, Bianchi e Stellone uno a fianco all'altro con Rosina alle loro spalle per un 3-4-1-2 ed è Stellone che gioca il suo primo pallone. Attenzione Stellone, sinistro deviato da Santa Croce, Napoli che rischia grosso subito, ancora Pisano vince il contratto ma lo fa in maniera fallosa a giudizio dell'arbitro, quindi calcio di punizione per il Napoli, resta a terra, si rotola al suolo mille miglia Mannini per questo intervento. Poi c'è lo stop di petto di Amsic che ribatte profondo per lo scatto di Pia, difende il pallone, c'è l'anticipo di Colombo su di lui e poi Pisano rimanda la palla dentro, Stellone la sponda all'indirizzo di Bianchi in area di rigore, prova la girata e il gol di Bianchi, bel gol, nulla da dire, applausi per lui. Bianchi che va a festeggiare nello spazio
riservato ai tifosi del Torino. Stato molto bravo Bianchi, gol realizzato da Bianchi al sesto minuto. Ecco la girata di Stellone per Bianchi, si gira bene, Cannavaro non lo tiene, gli regala troppo spazio Paolo Cannavaro. Ancora adesso vediamo, Cannavaro gli dà addosso, poi lo evita perché vede il ritorno di Grava e commette l'errore di lasciargli lo spazio, perché poi la traiettoria è velenosa sulla quale Navarro nulla può. Quindi 1-1 il punteggio tra Napoli e Torino al sesto minuto del secondo tempo, con il Napoli che si proietta in avanti. Mannini non arriva sul pallone, Torino che neutralizza praticamente subito il vantaggio del Napoli conseguito al 42esimo del primo tempo con Pia al sesto della ripresa. C'è il pareggio di Bianchi, tra l'altro Rolando Bianchi è stato anche l'autore del gol che ha permesso a Torino di battere il Napoli nella gara d'andata. Controlla il pallone, lo rimette in area di rigore, di testa Pia fuori, peccato, si dispera Diabolik. Pia ha ragione perché era stato molto abile a liberarsi della marcatura di Colombo che scivola pure, poi Pia colpisce il pallone di testa, non è il suo forte e lo manda fuori, peccato perché ha avuto la ghiotta opportunità di realizzare la prima doppietta in Serie A con il Napoli. La palla è fuori abbondantemente, poi la disperazione di Ignazio Gio Battista Pia. Arriva Sereni e poi Denis, ma sbaglia una occasione a dir poco irrepetibile questo pallone. Mentre rivediamo adesso, Mannini non trattiene Sereni e poi Denis clamorosamente, guardate, deve solo buttarla dentro. Due volte c'è Datolo nei suoi paraggi, fa trovare pronto, scatta Diabolik, traversore teso in rigore, non ci arriva Denis per l'anticipo di Abbonna, poi la conclusione al volo di Amsic che stende letteralmente Pisano, non respinge bene, recupera Contini, ancora per Bogliasino, ancora un traversone di testa a liberare Stellone, attenzione, la palla sul sinistro di Datolo, poi Mannini, alto! Corner già battuto, vediamo Russotto, serve di finte, va al cross in area di rigore, prova la girata Denis, la palla che viene scaraventata oltre la trasversale della porta difesa da Sereni. Sarebbe stato un gran gol per Denis, ha trovato bene la coordinazione in forbice, spalle alla porta, però certamente la misura non era quella giusta per segnare. Gran calcio di punizione di Rosina, timidi applausi per lui, e Torino che passa in vantaggio con questa punizione realizzata alla perfezione da Rosina. Con questo calcio di punizione Rosina ha beffato Navarro, che forse è partito con un attimo di ritardo perché ha sempre quel difetto sul piede, guardate qui, fa quel balzello che non gli permette poi di essere esplosivo nel tuffo. Quindi ancora Datolo, prepara il sinistro a giro e c'è una deviazione di Stellone che stava per spedire il pallone in porta nel più clamoroso degli autogol, però Grava affrontato da Colombo, serve palla ancora Bogliasino, poi Amsic prova a cingere l'assedio il Napoli, la formazione granata, traversone teso di Mannini e smanaccia Sereni su questo pallone probabilmente destinato in fondo alla porta, come rivediamo dalle immagini. E sì, Sereni lo vede all'ultimo istante, vede la traiettoria pericolosa e nasce l'ottavo corner per il Napoli. Lo va a battere Datolo, traversone teso in area di rigore, raggiunge il pallone Santa Croce, attenzione, azione ancora viva, Santa Croce sul secondo palo, ci prova Denis, la palla viene però scaraventata al lato, nulla di fatto, con il Napoli che è andato vicinissimo al pareggio, soprattutto con quel tiro cross di Mannini sul quale Sereni si è superato, si è inarcato e con il colpo di linea ha mandato il pallone in... È stato molto abile Sereni a vedere il pallone che gli è schizzato addosso in mezzo a un mare di gambe. Guardate qui, Sereni, un rimpallo ed evita la traiettoria di entrare nella porta per quello che sarebbe stato il primo gol di Datolo. Datolo, tiro cross, attenzione, Sereni non si fa ingannare, un po' abbagliato dal sole, però ha visto bene la traiettoria di Datolo e ha bloccato il pallone. Sbaglia tutto Amsic, la palla viene regalata a Bianchi, poi intercetta il pallone ancora Mannini e l'arbitro decide che può bastare. Squadre che vanno negli spogliatoi, fischi a valanga per il Napoli, Torino che fa un passo importante verso la salvezza vincendo qui a Napoli